il Carnevale di Venezia. Lettura e videografica padre Tiziano Repetto. La storia. Le prime testimonianze del Carnevale di Venezia risalgono al 1094. Le prime celebrazioni ufficiali sono però del 1296. Sin dal tempo dei Romani fu riconosciuto dall'oligarchia che, per acquietare il malcontento popolare, fosse necessario istituire giornate di giochi e danze. Nell'antica Roma si tenevano grandiose celebrazioni popolari in luoghi come il Colosseo o il Circo Massimo. Nei secoli successivi, col cristianesimo, i governanti del Regno di Venezia decisero di istituire un periodo di festività precedente alla Pasqua, appunto il Carnevale. Con l'avvento del cristianesimo, queste feste, come molte altre, furono trasformate in eventi religiosi, che spesso prevedevano processioni per lo spostamento di icone o statue di santi, madonne, da un luogo all'altro. Questa volta per ringraziare dei raccolti e porre le condizioni per un futuro migliore, o grandi festeggiamenti popolari, sempre in onore di ricorrenze religiose, appositamente create, per giustificare e mantenere in vita la tradizione dei baccanali, la festa napoletana chiamata Festa di Piedigrotta ne è un esempio. Eccola qua, in tutto il suo splendore. Un tempo il Carnevale aveva inizio addirittura la prima domenica di ottobre. Al giorno d'oggi il Carnevale dura solamente una decina di giorni. La popolazione era libera di travestirsi in persona dei membri dei ceti più alti, prendendoli anche in giro. C'erano moltissime attrazioni e spettacoli, alcune di esse sono sopravvissute fino ai nostri giorni. I mercanti vendevano ogni tipo di merce, tra cui frutta, spezie e tessuti importati dall'Oriente, con il quale Venezia già operava scambi commerciali. Buongiorno, signora Mascara! Durante il Carnevale, l'identità personale, il sesso e la classe sociale non esistevano più. Venezia diventava un posto magico, unico al mondo, dove tutto poteva accadere. Gli uomini indossavano un travestimento chiamato buta o bauta per celare la propria identità. Consisteva in un mantello nero e una maschera bianca, chiamata larva, dal latino fantasma. Le donne invece indossavano una maschera chiamata moretta. Questa maschera non consentiva alla persona che indossava di parlare, poiché la si teneva in bocca con un bottone interno. Ecco qua la maschera larva, vedete tutta bianca, fa sembrare il volto quello di un fantasma. E la moretta, che ripeto, era tenuta con un bottone in bocca, quindi le donne non potevano parlare. Il rinoceronte di Pietro Longhi, un dipinto famoso che ritrae appunto un rinoceronte, sullo sfondo alcuni personaggi in maschera. Eccoli qua, vediamo la moretta, vediamo la buta o bauta. Sullo sfondo si intravedono tre donne, una è visibilmente giovane, indossa una maschera nera. Si notano poi una bambina e una donna matura col capo coperto da un velo verde. Su una trave di destra si nota un cartiglio inchiodato alla parete di legno. Sul cartiglio vi è una scritta: vero ritratto di un rinoceronte condotto in Venezia l'anno 1751,
fatto per mano di Pietro Longhi, per commissione del nobiluomo Giovanni Grimani dei Servi, Patrizio Veneto. A sinistra, infine, il giovane col tricorno nero e il fazzoletto bianco annodato al collo tiene in mano una frusta e il corno del rinoceronte e con la mano indica l'animale al pubblico. Il volo dell'angelo. A metà del XVI secolo, in un'edizione particolarmente sfarzosa del carnevale, un ragazzo turco camminò su di una corda del campanile di San Marco fino al palazzo ducale, omaggiando il doge. Da quel momento, dato il grandissimo successo dell'impresa, il funambulismo divenne una consuetudine carnevalesca e si svolgeva normalmente ogni giovedì grasso. Con la caduta della Repubblica di Venezia, questa tradizione si perse e venne ristituita nel 2001. Da quel momento in poi, il volo dell'angelo è formato ad essere un evento tipico del carnevale veneziano. Grandissime artiste femminili, le colombine, si lanciano ogni anno dal campanile, tenute fermamente da un cavo metallico, arrivando graziosamente al Palazzo Ducale. Eccolo qua, Palazzo Ducale, campanile di San Marco, colombine. Godiamoci alcune splendide maschere.